Amici e amiche di Kenobis Watch Productions, io sono Kenobit e qua con me c'è l'empia presenza di Dan Hero. Fatti sentire, Dan. Ciao a tutti. Ciao amico. Dan, cosa facciamo questa sera? Innanzitutto è un'altra serata di Dove mi stai portando, Dan? Ma ancora una volta... Allora... Vai. Sì, allora, diciamo è un attimo più contenuta, nel senso che purtroppo oggi veramente non avevo molto tempo, sono stato iper oberato dal lavoro, quindi diciamo che non ho veramente avuto tempo di consultare la bellissima lista degli Unplayed realizzata da quello strafigo di Combo Completa. Quindi diciamo la select è stata un po' di pancia, magari avrei potuto scegliere qualcos'altro con un po' più di tempo, un po' più di ispirazione, ma diciamo ho scelto una decina di picchiaduro un po' sottomarca da giocare sul mame. Questo è un paesaggio ludico, un paesaggio binario, quello dei picchiaduro sottomarca, dei giochi di combattimento uno contro uno, che se esteso a tutte le console praticamente darebbe vita a uno speciale mortale a causa del quale saremmo in diretta tipo after hour per tutti. Potremmo farlo. Magari non ci sono 500 puntate, ma lo potremmo fare. Guarda che secondo me il tema dei picchiaduro... Perché poi non sono necessariamente brutti, sono proprio... Assolutamente. Sono la sottomarca, cioè sono le scarpe della Reebok, sono... proprio le cose un po' farlocche, perché diciamolo, nel periodo storico che andiamo ad affrontare questa sera c'era l'ingombrante presenza di Street Fighter 2. Tutti lo volevano. Non solo. Certo. Guarda, hai perfettamente ragione, Fabio. Contestualizziamo anche ulteriormente. I picchiaduro bidimensionali e di riflesso successivamente quelli poligonali sarebbero stati codificati nel decennio dei 90s, we are living in the 90s, we still fight in the 90s, attraverso le introduzioni immaginate, sperimentate e introdotte dall'ideologico braccio di ferro tra Capcom e SNK, per dire un paio di nozioni importanti. Ryu Konoken, ovvero Art of Fighting, introduce le Desperation Move, ovvero il meccanismo supremo di ripresa, di recupero di una partita con la salute agli sgoccioli, già nel 1993, quindi prestissimo praticamente. Lo stesso anno il concetto viene sdoganato da Fatal Fury Special, tanto che avevo raccontato una volta una storiella sul nostro Discord, sul vostro Discord, perdonami, sul vostro Discord, per è cui... È anche tuo, fratello. Le Desperation Move di Garuda Senso Special erano così facili, così immediate, così padroneggiate nel location test, che per i boss venne pensato di renderle più difficili, perché erano diventate la portata di tutti. Addirittura un gigante come Capcom è in ritardo sulla tabella di marcia. Super Street Fighter 2 Turbo è il primo picchiaduro Capcom che introduce delle mosse finali simili a Desperation Move, ed esce nel 1994, quindi già un anno dopo. In questa prospettiva, un simile ammasso di regole, di funzioni, di concetti vengono codificati già nella prima metà degli anni 90. Quindi presentarti all'appello con un gioco parzialmente incompleto, quindi privo di alcune feature della concorrenza, come potevano essere, ad esempio, il numero dei personaggi sempre crescenti, quanto alcuni rappresentanti che vedremo anche stasera, anche da davanti rimanevano ancorati sui classici 8 personaggi base introdotti dal primo Street Fighter, voleva dire partire col piede sbagliato, insomma, in una sala giochi popolata dai pezzi grossi delle due marche, voleva dire diventare immediatamente invisibile. Nel frattempo io ho messo sotto un Art of Fighting, giusto così per contestualizzare di cosa stiamo parlando. E quindi, Dan, con cosa iniziamo?
Guarda, io ti ho mandato una cartella chiamata giustamente con le arti marziali ho sviluppato i genitali.zip. È esattamente, cioè sembra una battuta, ma è esattamente il nome della me, della, dell'allegato che ho ricevuto stasera. Giusto per andare a inquinarmi la search history di Gmail, che... Purtroppo il nostro amico Babic è in viaggio, quindi magari la serata avrebbe avuto un tema differente. Però per tenere alto, diciamo, il gauge, l'indicatore della cialtroneria, mi sono permesso di utilizzare un nome simile. Guarda, in realtà questa roba qua, Dan, a me fa molto ridere perché per colpa di Kenobisbo, cioè della vita videogiochi che conduco, nella history delle mie ricerche, delle domande che io ho fatto al mio Gmail, ci sono delle frasi allucinanti, tipo cose che mi ricordo. Scusami, devo aprire la porta a Marta. Dan, parla a tema libero, leggo Prego. subito. Ma certo, ma certo. Allora, inizialmente le proposte per la serata erano molteplici, una delle quali sarebbe piaciuta sicuramente. Oddio, un lapsus, un lapsus, un lapsus. Sarebbe piaciuta sicuramente a uno dei nostri amici di Discord, di cui non ricordo il nome al momento, che va stramatto per le compilation. Una delle proposte era stata serata compilation. Però, vedi, c'erano compilation di grande importanza filologica e storica, ma considerando che ci avrebbero permesso di trattare tanti giochi a raffica su diverse piattaforme, e spesso compilation dello stesso nome avevano dotazioni differenti a seconda della piattaforma, perché il gioco Totoro non esisteva su Spectrum e viceversa, effettivamente un panorama così ricco. È bene farlo assieme a Babic. In questa maniera, secondo me, esce una puntata assolutamente spettacolare. Per questo abbiamo un attimo ridotto lo sguardo su un tema così, Allora, Dan, mi sento in dovere di immediato. fare una specificazione, perché il Gerva scrive: spero che Fabio non fosse veramente in mutande, ma solo in pantaloncini succinti. E permettimi di confermarlo, sì, sono dei pantaloncini. Sono corti, certo, ma guarda che gamba. Nel Quindi... nostro cuore sei in mutande. Esatto, faceva molto ridere che mi metto qua in mutande con te che mi metti i videogiochi. Comunque, per chiuderti la storia sulle ricerche buffe, una volta il mio amico Riccardo Landi stava testando un gioco che era tipo My Horse and Me per Wii, e quando gli avevano chiesto come si chiamava il cavallo, hai presente che è un gioco in cui hai un cavallo, e ti chiedono come si chiama il tuo cavallo, e lui aveva, essendo un lord, aveva chiamato il cavallo il cazzo, proprio con l'articolo. Questo fatto che c'era l'articolo, per come era fatto il gioco, era perfetto, quindi c'erano tutte le quest che era vai a strigliare il cazzo, oppure mostra il cazzo a Ted, e tutte queste robe qua. E ovviamente aveva preso degli screenshot e me li aveva mandati. E Sembra perfetto. quindi la ricerca che avevo fatto era nome del mio amico, che è Riccardo, foto del cazzo, che faceva ridere. Era il cavallo. Comunque, e detto questo, partiamo col primo gioco, amico. Partiamo pure col primo. Come sempre, flusso di coscienza, non c'è una linea conduttrice tra i vari giochi, e soprattutto studente di pancia, quindi non so se li avete giocati o meno. Nel caso li abbiate già giocato, perdonatemi in anticipo, vi voglio bene comunque. Vogliate bene anche a me. E quindi il gioco è Avengers in Galactic Storm della Data East 1995. Vedi, proprio giusto parlare riguardo all'arrivare in ritardo alla festa, 1995. Ma poi Anche se con va questo detto. flyer di poligononi pre-rendered. Eh sì, arrivare tardi alla festa e con personaggi pre-renderizzati. Sì, questo qua è arrivare tardi alla festa con una bottiglia di chinotto caldo, Esatto, tipo. caldo e sgasato.
E pensa, Fabio, continuo a dirti, permettimi di mettere le cose in prospettiva. Noi siamo nel 95 e stiamo parlando di un picchiaduro con supereroi che si mettono le mani in faccia. Considera che solamente un anno dopo sarebbe arrivato X-Men vs Street Fighter di Capcom e avrebbe inaugurato una dinastia che sarebbe andata avanti per tanto tempo. Questo dei crossover supereroistici. Dan, Quindi, domanda, Giappone sì. o US? Questo è giapponese. Questo è fatto dalla No, se. ma gioco la Dalla. versione Giappone o gioco la versione US? Ah, gioca la versione Giappone. Molto Questo, tra bene. l'altro, i pochi giochi. Io a memoria ne ricordo 4, ma potrei sbagliare. Che supportano l'hardware MLC, che sarebbe Motherless Cassette di Data East, che era praticamente un po' la risposta a CPS2. Praticamente il gioco non arrivava più nella classica Jamma, ma era una sorta di MVS che si connetteva al connettore Jamma con un indicatore luminoso che ti diceva quando il gioco funzionava, quando era in funzione, e un pulsante che attivava delle opzioni in maniera assai simile al CPS2. Ma è brutto, è proprio brutto. Mi fa piacere che Sembra. tu abbia immediatamente notato la sua bruttezza, nonostante le animazioni tutto sommato discretamente Allora, fluide. sai cosa mi ricorda? Solo che c'è un problema. Allora, mi ricorda come resa delle superfici, questa sorta di Gorod shading pre-renderizzato. Mi ricorda che l'abbiamo giocato di recente, tra l'altro, One Must Fall. Solo che One Must Fall era lo Street È un gioco Fighter della dei Madonna. poveri, a parte che era bellissimo, ma era, tra virgolette, a livello tecnico, lo Street Fighter dei poveri che avevi a casa. Qua era già, Vai, guarda. eravamo dopo e in sala giochi, eppure la resa è Sì. questa. Io metto Io vorrei quasi un gettone. dirti che siamo giusto a un personaggio di distanza da Rise of the Robot in questa pezzenteria. Mamma, allora le animazioni sono molto Le ok. migliorazioni sono molto belle. Poi è stimabile il fatto che, vedi, puoi scegliere tra story mode e arcade in cui selezioni tutti. Ci sono 8 personaggi, quindi dicevamo che il limite personaggi poteva essere un grosso discriminante. E effettivamente questo gioco ti permette di utilizzarne 4 e 4 a seconda di essere dalla parte degli Avengers oppure dei Kree, perché il gioco è basato su uno dei grandi eventi Marvel, Operazione Tempesta nella Galassia, che tra l'altro all'epoca in Italia fu un problema pubblicare perché i diritti dei vari personaggi in era pre-Marvel Italia erano distribuiti da diverse case editrici. Sì, cioè, puoi fare 100 colpi col Cavaliere Nero perché ben sai che al Cavaliere Nero non gli devi romper cazzo. Ma allora, tra l'altro c'è il Gerva che sblocca delle sinapsi a tutti e dici, mi dà quell'idea di flash game stile Yeti Sports, mamma mia. Allora, non è solo questione di grafica, francamente, brutta da vedere, un po' come, non so, la morte e la fame, entrambe rollate in un unico involucro. È anche questione di roster assolutamente rotto, nel senso che ci sono personaggi tipo Crystal che domina tutti quanti, insomma, è un personaggio assolutamente sgravato rispetto al resto dei personaggi. Data East, a quanto pare, non aveva grande dimestichezza con questo genere di giochi, anche se effettivamente conosceva il materiale, dato che ricordiamo il Belt Scroller dei Vendicatori, realizzato qualche anno prima, cui tra l'altro lo speaker ha la voce che io vorrei avere nella mia vita, insomma, se io posso esaudire un desiderio davanti al proverbiale genio, gli chiedo: fammi avere la voce dello speaker di The Ma Avengers! È poi questo veramente story mode. indescrivibile. Allora, lo story. Allora, devo dire una cosa, però. Da giocare, almeno a livello di croccantezza, non è niente male. Non è male, non è male. Tra l'altro, stai saltando un fattore fondamentale, ovvero, ecco, lui l'ha utilizzato.
e ovvero l'utilizzo degli Strikers, perché come avrai notato, dopo aver scelto il Cavaliere Nero, lui ti ha fatto ok, l'hai usato, prendendo, se non erro, mezzaluna in avanti con due pugni, se non vado a memoria, non ci gioco da tanto. Ho provato, stavo giusto provando. Sì. Quindi chiamare gli Striker, avrei notato che dopo aver scelto il Cavaliere Nero hai scelto Visione, ma potevi selezionare, vedi, anche Giant Man, Iron Man. Fa molto ridere questo fatto che, anche considerando il successo, o meglio, il nuovo bilanciamento della fama dei personaggi introdotto dal Marvel Cinematic Universe, dove un personaggio come Iron Man è diventato di importanza capitale per l'universo cinematografico Marvel, qui, altri tempi, negli anni 90, era ridotto al mero Giant Man. Giant Man, fantastico. Un personaggio come Iron Man, a questi tempi, era ridotto semplicemente al ruolo di misera comparsa. Take that, mamma mia. Però... Giant Man. Che poi mi fa ridere perché lo annuncia come se fosse un fumetto di Sio. Giant Man. L'uomo cane. E quindi vedi, abbiamo questo mix di pochi personaggi, grafica improbevole se vogliamo, meccaniche non consolidate, purtroppo non. Guarda, ne faccio ancora un gettone giusto per avere. Dovresti, perché potevi prendere Thunderstrike, che sarebbe il Thor del discount col codino e il giubbotto di pelle che fa così tanto Rage of the 90s. In realtà sto cambiando i personaggi solo per usare le move col gregario. Che bella parola è gregario. Gregario. Te lo aspettavi, Thor, invece Zack arriva. Scene. Quindi vedi quanta meraviglia super erroristica. Se posso permettermi un piccolo trivia per te, Fabio. Ora stiamo vedendo gli Vendicatori che se la prendono contro l'impero Kree dopo essere rimasti invischiati nella lotta di potere tra l'impero Kree e Shi'ar. Questo per la gioia dei fanatici dei fumetti originali. A memoria, il primo picchiaduro uno contro uno super erroristico è un gioco per home computer, ovvero The Amazing Spider-Man Captain America in Doctor Doom Revenge di Paragon Software, uscito, penso, nel 1989. Un gioco su cui Paragon Software ha scommesso così tanto che nella confezione originale che io possiedo dall'epoca, io all'epoca ero un grande fan dei fumetti, è incluso un albo che narra gli antifatti della vicenda, dove gli Stati Uniti fanno ciullare sotto il naso un missile nucleare da Dottor Destino, proprio una cazzata da niente, e viene introdotto un personaggio della Doom Brigade, quindi questo gruppo di scapestrati che il Dottor Destino mette assieme per come, diciamo, deterrente di sicurezza nel caso qualche supereroe entri a Latveria con il progetto di sventare la sua catombe nucleare. Viene introdotto questo personaggio, Rattan, che è un tizio mascherato con bastoni da escrima che non verrà mai più ricagato nell'universo Marvel. Una meteora. Una meteora, sì. Ma scusami, è il game over? Raga, ma quanto mi fai aspettare? Ecco. Colpo di scena, game over! Cioè, tipo 5 secondi da lì al game over. Thunderstrike è cafonissimo. Tanto guarda, è già foreshadowing perché già dalla schermata qua ti dice pipì cacca subito. E... tra l'altro, gli Striker, perdoni, sono differenti ovviamente a seconda se sei dei buoni o dei cattivi. Quindi, sempre rifacendosi al fatto che alcuni personaggi adesso sono straordinariamente attuali rispetto agli anni 90, tra gli Striker cattivi c'è Rohan l'Accusatore, che è il mega cattivo del primo film dei Guardiani della Galassia, tra le tante cose. È tutto bellissimo! È tutto bellissimo. E quindi io ti dico che secondo me è il momento di abbiamo vomitare. Visto Avengers di Data East e adesso dalla cartella con le arti marziali ho sviluppato i genitali da chi vi ha portato quello abbiamo Dark Edge, mamma mia, wow. Allora questo flyer mi mette a disagio.
Allora, c'è Geni, l'artista marziale. C'è Blood, il biomostro. C'è Effettivamente Mech. non è bellissimo. C'è Mech, il Mechanical Enforced Commando. Comando con la K e una M sola. Wait, sei un comando. Uè, comando! È un comando così, è un grado di separazione da Kumenda, cioè Sì. esattamente. Poi c'è Thad, il samurai, il tipico samurai con gli occhiali da sole. E poi c'è un tizio dietro che fa, ah, così, è tipo. Però è per System 32 di Sega, questo è. Esatto, Fabio, contestualizziamo anche questo perché Ecco. oltre alla serata compilation, la seconda proposta era fare la serata Una Sega dimenticata, Esatto. ovvero una serata dedicata a quella generazione dimenticata, ovvero la scheda System 32, una scheda all'avanguardia, una scheda sviluppata con grandi capacità di scaling, però messa in ombra dall'arrivo della Model One e della rivoluzione poligonale che avrebbe portato. Non per nulla, Dark Age è un gioco di Sega ed è un gioco del 1993, che è lo stesso anno di Virtua Fighter. Lui esce letteralmente 2 mesi prima di Virtua Fighter. E sa che cosa ha in comune con Virtua Fighter? L'ambizione di essere un picchiaduro con movimento libero, anche se Ah, beh. Un picchiaduro tridimensionale, anche se effettivamente Virtua Fighter di tridimensionale aveva solamente l'aspetto poligonale e il movimento in profondità sarebbe arrivato molto più avanti. Dark Age, proprio per questo, è un gioco rivoluzionario che non si è cacato nessuno. E infatti l'unica conversione, se vogliamo chiamarla conversione, sarebbe arrivata tanti, 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 tanti anni fa, ovvero quando il gioco sarebbe stato incluso nel plasticoso Astro City Mini. No, però è. L'unica versione. Veramente, cioè, l'hanno ripescato di recente, quindi. Sì. Ma comunque, allora. Già percepisco il dolore di giocarci. Sì, Però è allora, una il roba. problema è. Sì, è una roba, porca miseria, è un gioco dove, come vedi, ti puoi muovere in profondità nell'arena, ma la telecamera è fissa, quindi è un cazzo di incubo pazzesco da giocare. Capirai giocandolo perché non ha avuto tutto questo successo, diciamo. Però, cioè, a livello. No, ma guarda anche Story. No, scusami, ci devo giocare. Oh, Cioè, certo, nel ma Fabio, 1992 Sega fa questo. ricordiamo, non stiamo parlando di giochi brutti perché fanno schifo, ma anche, sì, ci saranno anche giochi brutti perché fanno schifo, ma anche giochi che semplicemente non ce la fanno perché non sono riusciti a capitalizzare un'idea, a renderla popolare, a svilupparla. Ok, ma è terribile. Aspetta che Eh beh. do un po' di volume. Ditemi se il volume vi piace. A me non piace questo elemento. Ma come faccio ad avvicinarmi a lui? Fa È ridere un perché funziona disastro. solo se mi metto di lato e allora sembra. Però scusami, che lavoro hanno fatto? Sì. Guarda, il System 32 è bello perché ci sono giochi fallimentari che normalmente non toccheresti neanche con un bastone di 3 metri tipo Arabian Fight, però la presentazione audiovisiva, immagina di vedere una cosa simile in sala giochi all'epoca, è comunque rimarchevole. Sembrava al futuro, sembrava al Eh sì. futuro. Proprio così. Sì, amore, grazie. Un ghiacciolo. Oh, che bello. Tra Comunque. l'altro ho uno speciale di Gamest con tutte le mosse. Hanno realizzato uno speciale di Gamest con tutte le mosse. Però, ma Io la perché. prossima volta, porca miseria, mi devo dotare di webcam, non per far vedere la mia brutta faccia che non interessa a nessuno, ma per fare un po' di show and tell, di un po' di materiale arcade. Danilo, lo facciamo una sera, ma proprio Sì, come prossimamente. Possiamo o oscurarti la faccia tipo pentiti mafiosi, oppure tipo sagoma nera, hai presente? Sì, certo. Beh, per far vedere un po' di materiale, altrimenti via, rimangono solamente le foto che posto ogni tanto su Discord, poi diventa noiosa la cosa. Allora. Magari poi. E come, cioè, come ha reagito il mondo all'arrivo di Dark Edge? Non se l'è cagato perché 2 o 3 mesi dopo è arrivato Virtua Fighter. Ciao, Dark Age.
Tanto, stato cioè, bello. fatto da Sega stessa, quindi c'è proprio Sega un... stessa, sì. Ciao, Scusami. Darkage è stato bello. Io mi merito, secondo me, un... Un Eccolo qua, ghiacciolo. un ghiacciolo. Quindi, bene, scusatemi, è un sorbettino al limone, secondo me ci sta. E Dan... Quindi diciamo il problema grosso di questo gioco è stato quello di polarizzare eccessivamente su questa fantomatica terza dimensione. Hai avuto l'intuizione, l'hai cavalcata, però veramente con la telecamera simile e un sistema di controllo poco reattivo, per usare un eufemismo, è Mancano i feedback, diventato. non Sì, hai sì, la percezione della profondità. sì. Sì. Sta roba qua, lo so che è il trucco di programmazione più vecchio del mondo, però questi riflessi sono fighissimi. Sì. È un peccato perché veramente sarebbe potuto diventare qualcosa di veramente interessante. A livello estetico lo è. A Lo è. livello estetico possiamo dire che lo è già. Attenzione che io Diciamo nel... che, ok, prendiamola così, la sua eredità è quella di aver messo Sega sulla pista buona per realizzare giochi di combattimento competitivi dotati di movimento libero e Beh, profondità. se ci pensi ha senso, nel senso noi oggi siamo, non, siamo influenzati dal concetto di videogioco odierno. Tu oggi non sviluppi niente se non hai almeno una speranza concreta che vada bene. E perché fare un gioco oggi Guarda che costa... bella palette alla Snatcher di Cioè, quel costa uno fondale. sproposito farlo oggi. Anche ai tempi costava fare videogiochi, ma era un periodo veramente pionieristico. Aveva senso che una realtà come Sega sperimentasse contemporaneamente in tre direzioni diverse e poi qualcosa, cioè, ha fatto Darkage, ha fatto Virtua Fighter, Darkage dimenticato, però vai a sapere quante lezioni hanno imparato, Sì, esatto. che scambi ci sono stati, oppure semplicemente hanno puntato su due caselle, hanno puntato su... hanno capito che sarebbe arrivato il 3D e l'hanno provato a fare in due modi, molto diversi. Fico! Certo. Non male, non male. Allora, Dan, al numero 3, invece... Io, guarda, io sono così distrutto stasera, come ti ho detto, che non so neanche cosa ci sono nelle cartelle che ti ho mandato. È ancora più bello. È Tipo, ancora più dove ci bello. stai portando, Dan? Non lo Allora, so. al numero 3 abbiamo Final Fight Revenge. Aspetta che non si vede, adesso si vede. Final Fight Revenge. Danilo Della Frana, mi parli di Final Fight Revenge. Che bella cosa! Questo per chi non lo sapesse, la conversione casalinga è uno degli ultimi giochi pubblicati per Sega Saturn. Esclusiva per Sega Saturn, ha bisogno dell'espansione da 4 mega e non si capisce perché. Costa una barca di soldi e mezzo, uno yacht di soldi effettivamente, se vuoi avere la versione completa con RAM, e continuo a dire non si sa perché. Questo è un gioco uscito in sala giochi su scheda STV, che sarebbe sostanzialmente un Saturn con più RAM, su cui girava È anche un un po' set di come Radiant Silver Naomi per il Fang. Dreamcast. Sì, qui girava, come stavo dicendo, anche la versione arcade di Radiant Silver Gun, che è un gioco di ben altra caratura, come ben sai. Questo è un gioco concettualizzato, oddio, non mi sto sentendo male, questo è un gioco concettualizzato da Capcom of Japan, ma realizzato dalla divisione americana, ovvero quello che sarebbe diventato successivamente il famoso, famigerato Capcom Production Studio 8, lo stesso sviluppatore che avrebbe realizzato Maximo From Ghost to Glory, soprattutto quell'aborto allucinante di Final Fight Streetwise. Mamma mia, ma... Ma questo gioco è super letame. Allora, è super letame per più motivi. Innanzitutto è brutto, è oggettivamente veramente brutto. Poi, da giocare è veramente penoso. Ha delle intuizioni particolari, tipo puoi utilizzare oggetti per combattere. Ma a parte questo, il tratto distintivo è nelle sue... Oddio, le facce di persone.
E nelle super, perché ci sono certi personaggi che fanno super che non potresti aspettarti, tipo Eddie, il poliziotto corrotto che incontri alla fine del terzo livello del finale Final Fight, dopo il cage match con gli Andore, si trasforma in una volante della polizia che rincorre l'avversario per stirarlo sotto. Oppure Rolento, no Rolento, perdonami, Hollywood, il gado, che evoca un elicottero che effettua un bombardamento a tappeto sull'avversario. E scusami, l'hai visto che stava preparando tutta la mossa? Sì. E io ho detto, cazzo vai! Alla Bud Spence! Roba simile. La cosa più bella, Fabio, è che alla fine del gioco combatti Belger, che sarebbe il cattivo con la balestra e inizialmente la sedia a rotelle dell'originale Final Fight. Ma lui è la versione post-Final Fight, quindi è uno zombie. È la versione dopo che l'hai ucciso alla fine di Final Fight defenestrandolo. Quindi è uno zombie che combatte auto-esplodendo, staccandosi gli arti, e durante i titoli di coda fa il balletto di Thriller di Michael Jackson, le stesse mosse, te lo giuro. Vabbè, ma adesso lo dobbiamo vedere. A costo di barare, io lo devo vedere. Ma lui, ma è terribile! Pensa che questo è veramente una versione, diciamo, mint, con il box in cartone e la RAM per Saturn. Non mi stupisco di trovarlo a meno di 600 euro. Ma come faccio a prendere le armi? Non so se era sopra le armi, basso più i due punti. Bello! Basso più i pugni, penso. Che brutto, Gio. Ma perché mamma ho messo una cosa di brutto? Me ne sto pentendo, veramente, sono uno stronzo, perdonatemi. No, ma... cioè, in realtà il tuo vero crimine è stato dire che alla fine succede quella roba, perché adesso noi bariamo... Lo vuoi finire per forza! Vedi nei cheats c'è qualcosa tipo... fight Belger immediatamente, così... Ce li vediamo... Oh, ha fatto la citazione di Ken! No! Mamma mia, ma... Non me lo ricordavo! Ma è di un... È di un kitsch spaventoso. Ma mi hai tirato una bomba a mano. Ma sei Cody di Final Fight. Sì, ha raccolto la bomba a mano e te l'ha lanciato. Che meraviglia. Ma ce l'hai in mano? Ma cosa? Ma ce n'è ancora, sono infinite. Ne ha tante, vedi, sotto c'è l'indicatore con le granate. Che meraviglia, ragazzi. Allora, Dan, tu non lo sai ancora, ma stiamo per vincere innanzitutto. Allora, abbiamo infinite. Finish this round now, subito. No, fight versus Belger now. Capolavoro, genio. Il cheater uno di noi ha capito tutto. Veramente. Ma poi lo sfondo di una staticità tipo carta da parati, proprio Metro City non è mai stata così brutta. Ma poi c'è anche la super di Poison che praticamente inquina lo schermo. Basta! Con un foto di Poison in scene tipo Osè, tipo lei che lecca un ghiacciolo, oppure in bikini che prende il sole. È tutto sbagliato, sono così tanti livelli che non riesco a contarli. Muori! Perfect. Allora adesso dovremmo affrontare Belger. Ottimo. Zambani dice: Dan, mi aspettavo della qualità e non hai deluso. Felice. Attenzione. Belger andò. Belger fa qualcosa. Succede qualcosa. Andor è un personaggio fighissimo. Sì. Peccato, l'abbiamo chiamato Hugo andando avanti. Probabilmente è vero, come forma di rispetto per Andre the Giant scomparso. Beh, secondo me sarebbe stato un tributo bellissimo. Bellissimo, si continuerà a chiamarlo Andore. Allora? Vogliamo combattere Belger. Tolgo dei cheat. Allora, da capo. Resettiamo. Resettino.
Attenzione, Olivia Benson ci sta raidando. Benvenuti, benvenute Riders. Siete capitate male, andate via. Siete capitato benissimo, ragazzi. Siete ancora in tempo per andare via. Sono io e Dan che vedete qua nel view meter, ma lo sentite, basta. Dan è una persona con una cultura spaventosa sui videogiochi e questa sera mi sta prendendo per mano e portando in quel... Ma non per la gola! Nel letamaio, mi sta portando, preso per mano e portato in un letamaio. E allora, io adesso faccio start. Con chi lo vogliamo finire? Ma Agar come sminchiato? Cioè, Agar dovrebbe essere gigante. Lui sembra... Cioè, allora, loro due sembrano modelli su Instagram... Che gli vuoi dire a Damned? Vabbè, io voglio andare. Voglio andare. Allora, adesso faccio... Ho attivato il trucco. Sei sicuro? Sì, vediamo. Non riesce a velocizzare il mame. Dai, voglio morire perché così mi fai... Sì, vediamo se dice qualcosa su questo trick. Vedo che fa l'Izuna drop che fa normalmente nella serie Alpha, però come extra lancia anche gli shuriken. Quindi vediamo. Sono libertà nel moveset di personaggi già esistenti come Guy. Okay. Ok, adesso ho trovato i modi. Ah, nel peggiore dei casi facciamo così. Sono troppo forte. Ti prego, facci vedere Belger. Aspetta. Set it on character select screen. Ok, risolto. Ok. Ce la possiamo fare. Io lo so che il pensiero di Belger mi sta stressando, ma io vi dico in anticipo che ne varrà la pena. No, ma... Allora, trucchettino. Allora, questo perché stiamo giocando questo gioco terrificante di Final Fight, concepito da Capcom Giappone, ma fatto da Capcom Toblerone in America. E... Allora, Dan, mentre io lo affronto, ricordaci chi è Belger. Allora, Belger è il capo della Mad Gear, ovvero l'organizzazione criminale di Metro City. È una gang che prende il nome da uno dei vecchi giochi Capcom, ovvero un Top Head Racer, conosciuto anche come Lead Storm. Belger praticamente si presenta come un arzillo vecchietto su una sedia a rotelle, l'uomo che... rapisce Jessica per mettere alle strette Mike Hager, che è il nuovo sindaco battagliero di Metro City, ma durante il combattimento dimostra che la sua disabilità era solamente lì per far scena. In realtà si dimostra iper agile, salterino, bastardo e tutto il resto, e armato con questa letale balestra i cui dardi possono essere deviati dai pugni di Cody e di Guy, così, tanto per aggiungere qualcosa. Alla fine di Final Fight, Belger viene defenestrato, quindi si viene abbandonato a una morte per caduta, e questo è quel che resta di lui, ovvero uno zombie che implode, lancia i suoi arti e fa altre cose. Ma poi che ridere che mi ha sparato con la balestra e poi, quando l'ha finita, me l'ha tirata in faccia. Sì. Allora, non ecco, voglio barare per ucciderlo, ma... Ma poi guarda quanto sarebbe stato bello questo sfondo se si fosse mosso. Un po' di color cycling su quella statua di Satana. Ho vinto. Andorra wins. Dici è un falso invalido, Belger. Effettivamente. È proprio uno stronzo. Allora, siete pronti a vincere? Siete stanchi di vincere? Andorra wins. Grazie. Mamma mia, che brutto. Belger viene sconfitto da Andore. E adesso, please wait. Belger. Ma Andore era un wrestler, vero? Sì, la famiglia Andore.
L'avevano giustificato così. Allora, lui era ovviamente era il gigante che appariva sul ring in Final Fight. Chiara. Guarda le mosse di Thriller. Ma non ci credo. beh, come fai a non credermi? Con il dettaglio dei calzini bianchi. Perché hai presente che Michael Jackson aveva le scarpe nere e i calzini bianchi in modo da evidenziare il movimento dei Sì. piedi. Vabbè, ma GIF infinite di questo vorrei. Ma che roba è? Dai, anche se non sono in forma, stasera ti ho comunque portato alcune perle di un certo No, valore. ma scusami. Io vorrei ringraziare Gerardo Sprig che è appena apparso nei ringraziamenti per avere. Wow! Wow! Beh, ma. Dai. €600 completo in mente. Aspetta che controllo subito La PayPal. disponibilità. Se ho lì che mi ballano 300 euro proprio. Neo Freedom, che piacere vederti in live. Che piacere vederti qua. Neo Freedom, a dopo e bella per essere passato. Allora, Dan, adesso tu mi hai appa avete appena visto Final Fight Revenge. Mamma, guarda il fly, guarda Agar come ti guarda. Sono Agar. Ma anche il logo ripetuto Violent Storm Rising, che insomma, Violence, è vero che è scritto in Dolby Surround. Allora, e c'è siamo al tutto. terzo gioco e il Dovrebbe essere il quarto quarto, gioco che perdonami. proponi è. Non ho trovato il flyer, devi perdonarmi. È Colosseum, Com'è? ovvero Ah, ok. Colosseum. No, ce l'ho presente, è terribile. Ma come ti. Ma sei uno svergognato. È una. Come ben sai, Fabio, è un conversion kit per il sistema olografico, che olografico non era sostanzialmente, era il Coin Op, era una sorta di grossa lavatrice dove i Come si chiamava comandi il erano sistema che messi. lo guardiamo? Ah, vediamo un po'. Si chiamava. Perché va visto. Sì. Eccolo, sembra una lavatrice. Sembra una lavatrice, l'ho trovato. Sembra una lavatrice. Sostanzialmente, Fabio, come funziona? Ovviamente non erano veri ologrammi, ma era il riflesso di un CRT deviato da uno specchio curvo che proiettava gli sprite all'interno di questo piccolo teatro, Sembra un diciamo. cesso chimico, tutto, Sembra un cioè, cesso chimico, viene esatto, voglia di pisciarci dentro. di questa sorta di mini teatro popolato, tra le altre cose, da forme geometriche che erano praticamente le prime cose che si perdevano e venivano rotte quando il gioco veniva spostato da una sala giochi all'altra. Ma non è questo il punto. Colosseum nasce come conversion kit per Time Traveler, che al contrario era un laser game creato da Rick Dyer, che era il creatore di Dragon Slayer, molto Ma opportunamente. scusa un attimo, Sì. ma queste qua secondo me sono foto ufficiali. Dici? Non lo so, cioè secondo mi sali. Allora andiamo un attimo su Arcade Flyer, Dan. Arcade Sì, Flyer. perdonami, faccio uscire il gatto perché è rimasto bloccato dentro la camera. Perdonami. Allora, Oreo, ti faccio uscire un attimo. Oreo, se io saluta. cerco Holosseum. Ok. Guarda che c'è! No, c'è solo questo, c'è solo questa triste scritta, peccato. Vabbè, però quindi voi in pratica mettevate un gettone dentro questo Vespasiano del futuro e ricevevate questo. Back in black. Allora, voi ovviamente lo vedevate con. Allora, si vedeva in uno screenshot, in un'immaginettina prima. Guardate quella che doveva essere, secondo loro, la resa. Di questo, ecco, vederli, li vedete qua, ovviamente è tutto finto, però il risultato secondo loro era questo. E Era invece. anche abbastanza bello, ma ovviamente non aveva nulla a che vedere con gli ologrammi, era semplicemente la proiezione di un CRT attraverso uno specchio,
niente più, niente meno. È proprio questa posizione bislacca, nel senso che i tuoi controller erano letteralmente posizionati sopra il CRT che sparava il video verso lo specchio, donano al cabinato questa forma della matrice ad accesso chimico di azioni. Dan, ripetiamo il nome del gioco con lo zombie che era Final Fight Revenge. Revenge. Allora, mamma mia, questa è una monnezza. Ah! Se volevate dormire questa notte, mi Non ci dispiace. riuscirete. Mamma mia. Vi presento i combattenti. E Solamente sono... quattro personaggi e non c'è neanche un boss finale. L'ultimo nemico è sostanzialmente il tuo doppelganger. Tu dirai, ma è una super cazzata, sono solamente quattro personaggi, lo finisco in un attimo. La CPU è bastarda dentro, infatti è tarata apposta per renderti la vita miserabile mentre cerchi di raggiungere il Ma combattimento poi finale. scusami, questo È l'indicatore della bello, vita che è una patatina fritta che si copre piano piano di ketchup. Cioè, guardala, oppure sembra o patatina fritta o il pisello dei cani, a seconda di quanto stai male. ora sto veramente malissimo dove Mi metterla, dispiace, mi signora. dispiace. No. No, è terribile, no? Cosa ho detto e perché? No, non posso più giocarci! Non posso Non veramente voglio ridere farli canini. guardare! Ah. No, è terribile, no, basta! Chiaramente il cane sulla destra è molto più felice. Ha passato una bella Adesso non serata. mangerò più patatine fritte. Abbonatevi a Kenobismo se volete che vi roviniamo il piacere dei cibi. Ma poi... Che poi alla fine è uno Street Fighter brutto con il riflessino, cioè su sfondo nero con il riflessino. Sì, quindi è veramente brutto. Io non lo so, mi viene voglia di farlo. Poi tanto non ha neanche un finale, giusto? No, è una scritta, il finale. Non ha un È boss una finale, nemmeno il scritta. finale. È veramente un gioco estremamente pigro. Più pigro di così, non c'è neanche il fondale. Ma di che cosa stiamo Ma parlando? poi guarda, l'ho chiuso qua. Calci. Con Ah. solo due pulsanti. Oh mio Dio, questo effetto secondo loro deve essere Ciao. fantastico. Sono Ciao. Manfredo, eccomi. Ma Garrison. Ah, Gesù, non Mamma mia. ce la posso fare. Non ce la posso fare. Dopo Ma il poi pisello dei pure... Ma cani che anno stasera era, non ce la posso scusami? fare. Che anno era? Oddio, Colosseum. Dio, non me lo ricordo. Però era. Sarà stato tipo 92. Devi Mamma controllare, perdonami. mia. Colosseum. Grazie, Yay, che si è abbonato. Faccio obiezione di coscienza. 92, esatto. Ma 92. Allora, se il come ci quarto becco? gioco era questo, il quinto è Martial Champion. Ricordiamo che la carta... Oh, Attenzione. andiamo in un. Allora, attenzione, attenzione. Mettiamo le cose in prospettiva, amico Kenobit. Abbiamo detto che non dovevano per forza essere letami i No, giochi infatti, per. anzi. Anzi, Marsa Champion è un gioco brutto, quindi cominciamo subito con il piede giusto, ma è creato da Konami, Konami che contribuì enormemente a rendere popolare il genere dei giochi di combattimento a incontri con Yer Kung Fu, tanto che Marshall Champion ha un nome di lavorazione che dovrebbe farti sorridere, ovvero Yer Kung Fu 2. Con un certo ottimismo, tra Con un l'altro. certo ottimismo, eh? Tra l'altro vedo dei glitch importanti nella presentazione, quindi già sono felice per questo. Ma... Allora, Marvel Champion ha. Oddio, quei glitch vi prendono male. Marvel Champion ha un sistema di controllo psicopatico, nel senso che hai tre pulsanti che non sono la forza crescente dei colpi, ma servono per indicare gli attacchi alti, bassi e medi.
del personaggio. Oltre a questo, precede Samurai Spirit, introducendo il concetto di armi che possono essere strappate, come vedi anche nella demo, dalle mani dei personaggi armati, e addirittura il tuo personaggio, chi esegue il disarmamento, può impugnarle e utilizzarle. Una delle caratteristiche del gioco, come vedi, sono questi personaggi più grandi della vita, però Larger than life. life. Però il fatto che non esista uno zoom come nei picchiaduro SNK rende tutto quanto molto 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 difficile da giocare. C'è anche da dire che il character design è squisito, almeno nei ritratti. Ma gli sprite sono decisamente tanto tanto sgraziati, come vedrai Mamma durante il gioco. mia, ma E i fondi. lo sfondo. E lo sfondo è anche peggio. A parte che, scusami, facciamo due calcoli, quell'elefante è alto come un palazzo di due piani. C'è un problema con quell'elefante. E anche quella giraffa, tipo, è tipo Jurassic Park, ma... Allora. Poi il gioco ha veramente poche mosse, tipo due mosse per personaggio. Quindi è povero da giocare, un rilevamento di collisione, come avrei notato, decisamente così così. Non è, diciamo, tra i migliori esponenti dei picchiaduro nella premiatissima annata 1993. Certo che Konami non ne ha imbroccato uno di picchiaduro, o sbaglio? Oh, allora, attenzione. Marcel Champion è un fallimento per Konami, ok? È un gioco oggettivamente brutto che non si caga nessuno, però di cui io ho anche delle stampe di Gamest che, porca miseria, dai, veramente, prossima volta organizziamo con uno show and tape un po' di Dai, materiale Dan che nella sua non. retrotana, subito così. Sì, che non si vede comunemente. Comunque, dicevo, Marcel Champion è stato un gioco deludente. Però è importante per due cose. La prima è il boss finale. Il boss finale si chiama Salamander. Allora, tu Che devi finirla di parlarmi di boss finali interessanti, perché adesso cosa mi tocca fare? guarda, Finirlo va bene. tutto. Salamander, o come vuoi pronunciarlo, Saramanda, utilizzando un ateji, ovvero uno di quei giochi di parola alla giapponese che piacciono tanto a Luca Fire. Salamander, sai perché è importante, Fabio? Io ti chiedo di pensare a un picchiaduro molto più bello, ovvero King of Fighter 94. Mentre Quando dico gioco a questo, Fighter. è un po' il pensi a qualcun'altra mentre fai l'amore, Sì, cioè dico, esattamente. gioca a Ok, fai un questo, attimo. ma fai finta che sia Scarlett Johansson, va bene, d'accordo. Esatto. King of Fighter 94 ha il boss finale che conoscerai, ovvero Rugal Sì. Bernstein, un personaggio posseduto dall'Orochi Power, eccetera, 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 che sarebbe diventato il boss ricorrente della serie, principalmente per il suo fantastico anti-air, ovvero Genocide Attack. Genocide Cutter, perdonami, una mossa che con un nome simile può chiederti tutto quello che vuoi. Sostanzialmente, o meglio, inizialmente, Rugal Bernstein doveva essere un personaggio che utilizzava tutte le mosse di tutti i personaggi del gioco, ma per motivi di memoria una cosa simile non sarebbe stata possibile, quantomeno in King of Fighters 94. Quindi SNK cosa fecero? Per dargli l'aria di un personaggio capace di ogni cosa, lo dotarono della Ryupken, della Kaiser Wave, ovvero gli attacchi più iconici dei più famosi boss SNK, ovvero Geese Howard e Wolfgang Krauser. Salamander, sai che cosa fa? Suka Rugal, Salamander ha gli attacchi di tutti i personaggi di Marshall Champion. Ha tutti i personaggi, gli attacchi dei personaggi di Marshall Champion. E quindi è un personaggio molto interessante sotto questo aspetto. Ma sai perché è anche interessante Marshall Champion? È difficile da pronunciare, è molto più difficile con la gola secca di quanto non sembri. È interessante perché è stato la base per realizzare un picchiaduro in vero piuttosto bello da parte di Konami. Un gioco che probabilmente non è mai giocato, ovvero Dragoon Ma Might. poi ci giochiamo. Però Ci scusami, giochiamo. interrompiamoci un secondo per
parlare del fatto che in questo sfondo ci sono, c'è Arafat, poi sì, c'è la sottomarca di Ken di Street Fighter, abbinato sì, alla sottomarca di Ryu di Street Fighter, e quello che secondo me è... Allora, un gargoyle bicefalo, voglio solo farti concentrare sul gargoyle bicefalo. C'è il gargoyle bicefalo, e poi c'è lui che è quello di Fatal Fury dopo l'eroina, tipo, guarda, cioè lui è Terry Bogard, però che gli è andata male nella vita, si è rovinato la vita con quella spazzatura lui ed è diventato così, tutto... Sembra Joe del primo Street Fighter, però con la maglietta e con l'eroina in corpo. Ma perché? Ma poi perché sono... perché su un tetto ci sono Arafat, i cosplayer di Street Fighter, due tizie vestite latex, il gargoyle con due teste? Dragon Might è molto più bello e soprattutto è più uniforme per quanto riguarda la direzione artistica, ha belle illustrazioni e ha un bel character design. Questo gioco, tra l'altro, ha l'unica conversione arcade casalinga realizzata per PC Engine CD-ROM. Giustamente, essendo una conversione di un gioco che trova nelle dimensioni spropositate dei personaggi l'unica ragione di esistere, cosa fa? Sprite microscopici. È tutto fallimentare su più livelli. Però, allora, devo dire che sono un po' rapito da questa strana... Ma perché ancora in questo livello qua? Io volevo cambiare livello. No, non ti è concesso, devi combattere, però... Però non cambi sempre livello. La mossa del cheat code, guardalo qua. Ma lui sembra veramente che se l'è fatta sotto il tuo corpulento protagonista mentre molleggia. Ma infatti mio nonno, che era milanese, quel tipo specifico di pantaloni sono i ciapamerda, che che erano così perché sai, erano dei poeti milanesi e sono i ciapamerda. E quindi sì, e tra l'altro lui, insomma, vabbè, è un personaggio che mangia un sacco di fibre. E ti fa, ti piace sta spada? I sesti finali! Mamma mia! Mamma mia! Glitch a parte è veramente brutto. È veramente brutto. Ti voglio far notare che quando... un nemico, un personaggio in forca prende l'arma di un che non gli compete, semplicemente lo sprite dell'arma viene aggiunto agli attacchi. Di conseguenza non ci sono frame differenti se colpisci con la spada oppure a mani nude. Dan, ho una domanda culturale. Guarda lì sulla collina, ci sono quei fuochi che compongono quel kanji. Ken, cielo, dovrebbe essere il kanji cielo. Perché c'è, è così anche... Heaven. Ci sono anche all'inizio di Aero Fighters 2, mi pare. Oh, ho giusto qua un retro trivia, modello da Niro, pretty hard per te e per la chat, da dove parliamo di Aero Fighter 2. Però è piuttosto complicato, quindi ve lo lascio qui e ne riparliamo andando avanti. Io tra l'altro ho il cellulare morto, quindi non posso controllare la chat e lo farei tu al posto mio. Grazie Fabio, ti voglio bene. Guarda, vai tranquillo. Ah, ecco Salamander, ecco Saramanda. Ma... è di una bruttezza quasi paradigmatica. È sbagliato grosso, cioè... Sì. Allora, il design è quello del capo della Otokojuku, è una citazione, non mi viene in mente il nome. Però lui è veramente brutto come il peccato, eh. E come vedi fa tutte le mosse di tutti i personaggi. E mi fa un culo così, ma... sono morto pur avendo usato i trucchi. Daniro dice, si sta divertendo ancora più del solito oggi. Dice Mashi, e comunque c'è, sappi che non stai vedendo la chat, ma c'è grande apprezzamento. Oh, ma ce la faccio a batterlo? Ah, ti lascio il retro quiz modello Daniro, mi strappo i capelli. Allora, in Aero Fighters 2, all'inizio del livello giapponese, c'è una citazione, ovvero ci sono due famose auto. Ditemi quali auto sono. Attenzione, questo è... oh, un pugno nelle biglie. Lei è uno sprite più bello degli altri. Però comunque è comunque un gioco slavato, cioè un gioco
che ti ha perso il colore. Guardalo così. Sì, è veramente brutto. Vediamoci questo finale. Vediamocelo. Non ricordo. Comunque, si vede in tantissimi giochi, tra cui Sasuke vs Commander. Uno dei miei. Che meraviglia! Beh, il character design, ripeto, quello dei personaggi nelle illustrazioni è squisito. Nel gioco sono tutti bruttissimi. Sì, beh, comunque Konami ha fatto comunque di meglio. Sì, ripeto, lo stesso Dragoon Might è un gioco più interessante e ha un'intuizione piuttosto bella, ovvero dei punti sensibili, dei critici, dei fondali che tu puoi utilizzare per darti lo slancio e muoverti agilmente, quindi uscire dall'angolo, cose simili. Io nel frattempo ho già tirato fuori il prossimo, che è... Oh, che non so qual è. Guardalo, 3, 2, 1... Cosa abbiamo davanti? Cioè, a parte... Allora, Fabio, hai davanti un karateka con i baffi e il mullet. Quindi cioè, è una cosa abbastanza agghiacciante. Quello che è davanti è un rarissimo caso in cui una software house che è normalmente specializzata negli sparatutto, ovvero la Psychio, quindi quello di Sengoku Ace, Striker 1945 o Gunbird addirittura, si dedica a un genere che non è suo per il solito discorso, no? È salire sul carrozzone dei vincitori, ovvero quello dei giochi di combattimento competitivi negli anni 90, con un gioco meh. Questo è il primo gioco meh. L'altro è Daraku Tenshi, ovvero l'angelo caduto. Ma vado a memoria, ricordo che l'avete già giocato. Questo probabilmente no. Che cos'è Battle K Road? Battle K Road è basato... su una vera competizione, ovvero il K-Road Tournament. Ma diciamo di realistico molto poco, considerando che nel roster compaiono dei cyborg. Super Real Fighting, però. Super Real Fighter con i cyborg. Poi la cosa è solamente l'inizio, perché i finali sono, cioè, veramente pucciati nella droga pura. Tipo c'è un personaggio, uno dei militari, che si rivela essere un alieno e parte verso il suo pianeta indossando delle mutande. Allora... Aspetta, ma allora c'è... allora, qua invece sì che abbiamo un character design non memorabile. C'è Anthony che ti vende le assicurazioni sulle polizze vita, però ha fatto judo da bambino. Poi c'è Rick, Shinsaku, Wolf, Cyborg, Mitsuji, Tissa, Yuki che sono abbastanza sicuro. Questa l'hanno rubata da... Noterai che scusami, sono via con la testa, sono stanchissimo. Vabbè, c'è Schwarzenegger. Ma mega plagio. Due cose che devi notare in questa selezione dei personaggi, mettendo magari in pausa, altrimenti te lo scegli automaticamente. Ok. Due cose che devi notare. La prima è che c'è lo stile di disegno varia da artwork a digitalizzazioni senza motivo. Terribile. Quindi non c'è praticamente una continuità a livello di art design. La seconda è che tu dici, oh, però... Questo è Stallone, dai, comunque. Sono 14 personaggi, no? Stimabile. No, il cazzo. La verità è che i personaggi sono duplicati, perché quelli che vedi sopra hanno il duplicato, sprite differente, ma è uguale moveset nella riga che sta... Ma che poverata! Poverata totale. La musica, bam 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 bam. Allora, una cosa da dire. Allora, Dan è quello che ti sto dicendo. Se tu finisci il gioco con Dan, e io ti consiglio di finire il gioco per un semplice motivo, perché il boss finale è memorabile. Allora, innanzitutto è segno del destino, perché è un personaggio che si chiama Dan e ha, sì, la cresta. Secondo me... Sì, cioè è tipo la Fusion. È la nostra Fusion. È il finale bellissimo in cui vola verso il suo pianeta nudo. Quindi c'è tutto quello che mi piace alla fine. Noterai che questo gioco ha il ritmo spezzettato da queste intuizioni alla cazzo di cane.
ovvero l'atterramento, che dovrebbe rappresentare il knockout nelle arti marziali, ma in realtà non fa altro che spezzettare inutilmente il round, perché la vittoria arriva semplicemente, come sempre, a chi consuma per primo la barra d'energia dell'avversario. E quindi le quel down lì non ha nessuna utilità? No, nessuna importanza praticamente. Ma mi fa le leve! Sì. Allora, le mosse sono create da un psicopatico, nel senso che tutti i personaggi hanno le mosse che si seguono allo stesso maniera, ovvero tenendo premuto il pulsante di attacco forte per un paio di secondi, poi mandando avanti. E le mosse, ovviamente, non pensare che siano ad hoken o cose simili, sono tipo pugni in avanti, cioè niente di particolare. Le arti marziali, ma che bello, sì. Mi hai conquistato il cuore, cosa vuol dire? Sì, lui è fantastico perché fa i complimenti a tutti quelli che mena. Lui è un Dan è un signore, praticamente. E se tutto questo non facesse abbastanza schifo, ti dico che praticamente il gioco è super sbilanciato, perché i due cyborg, ovvero il Robert Patrick senza i capelli e Schwarzenegger nudo e crudo, sono i personaggi migliori per la gittata e il danno pazzesco. Dobbiamo analizzare i frame di questo calcio. Io ti dico subito che gambetta. Il sumo, come mossa speciale, ruota su se stesso, vola e ti colpisce di culo. Hai fatto una mossa speciale, Fabio. Sì, tutto apposta. Stay down. Bello. E ti sto dicendo che fa... In questo caso dovremmo proprio finirlo, perché l'ultimo boss è memorabile. No, lo finiamo. Cioè, non sono mai stato più convinto di una cosa in vita mia. Ma lui, perché gli hanno fatto gli occhi rossi? Terribile. È veramente terribile. Quindi, ricapitolando, gioco sbagliatissimo in quanto a meccaniche e a mosse speciali a caricamento. Roster che ti frega, perché tu pensi che siano 14 elementi, ma alla fine sono la metà. Ma poi questa roba che si ferma, perché? Io ho convinto di avere già vinto prima, invece no. Cioè, no, è solamente rallentato il flow, il ritmo del match. Non serve a niente. Che bruttezza. Ah, vedo che passi subito alle maniere forti. Non vorrei doverlo rifare. Drain all energy now, che non mi sembra male. Guardalo come gli prende un malore. Allora tutti moriranno di malore adesso. Hai un gran bel corpo. Mi sono innamorato di te. Sì, lui fa solo complimenti alla gente che picchia. E adesso c'è Yuki, rubata veramente da una rivistina di idol giapponese. Peccato che lei abbia un malore. Povera, eppure sembrava così in forma. Hai visto la vita? Era promettente. Vediamo come sta. No, mi spiace. Ah, non doveva salire subito. No, non dovevi, è stata una pessima idea. Va così. Un po' come giocare a Battle Hero. E poi qua fa indietro donne e bambini. È gentile con tutti, ma sessista con le donne. Che brutta persona. Shinsaku, chissà che belle parole riserveremo a Shinsaku. Guarda, lui è lì, non si è coperto la pancia e gli viene la sciolda. E la sciorda e lui cade in volo. Vedi, così impari a stare, fai tutto il figo, gli addominali di fuori, e invece no, guarda. Poi tanto siamo tutti ring uguali. In volo. È bello, lui sta vincendo. Alzando le ascelle, tipo franchito di campozzo. Però ha trattato male solo la donna e a lui dice: sei forte per essere così piccolo, mi affascini. Ah, ma aspetta, quelli dovrebbero essere occhiali rossi, secondo loro. Sì, sono gli occhiali rossi e psicopatici, sì. E c'è Rick. Rick, mi spiace. Guardalo. No, ti eri allenato tanto e invece sei morto. Già!
Vediamo che... Ah, mi ha buttato giù. Però io ho l'energia infinita. Quindi... Come ti permetti? Ah, stai provando a giocare? Sì, giusto un round. Vedere come si è evoluto a livello di difficoltà. Allora, i cyborg sono fantastici perché hanno una gittata allucinante. Hanno una forza pazzesca, quindi veramente con tre colpi ti... Che hanno tolto quasi tutta l'energia e fanno l'effetto sonoro del canne mozza che si ricarica ogni volta che si muovono. Il classico. Lo sfondo è lo stesso con un colore diverso, sì. Che bello! Bel pugno, mi hai rubato il cuore, però è figa questa. Ma solo lui è così, lui è gentilissimo. Bella sideline, cioè, ci prova con tutti gli uomini e c'è Anthony. Ah. Di una bruttezza sto personaggio, non lo riesco a sopportare. Non male, non male. Allora, risposta al trivia di Dan. Una è la macchina di superauto Mach 5. Bravo. L'altra pare la Ecto 1, ma non è. Non è la Ecto 1. La Mach 5 è quella più ovvia. Però sei sulla buona strada, bravo! Vediamo cosa dirà ad Anthony, perché secondo me di Anthony è proprio il suo tipo. Come non e poi allora, c'è una roba che mi diverte, perché a volte i picchiaduro meno belli, a livello di audio e di animazioni, hanno una violenza allucinante. Cioè gli ho appena tirato un calcio nei reni che, il suono proprio che calcio nei reni che domani pisci sangue. Ed è... Guarda che pizze. Ti piacciono le pizze? Down. Ma adesso fight. Non è male la mossona caricata, guarda, guarda. Upla! No! Dai, dai, no, non farmi le stelline! Di che anno è questo? 94. Non c'è scusante. Non c'è scusante, nel 94 esce Super Street Fighter 2 Turbo. Ed è uno dei giochi immensamente influenti, ma... meno rivoluzionari comunque tra quelli che escono quell'anno. Cioè l'anno di King of Fighters 94, per dirne uno. C'è lui con i denti spaccati che fa no 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 zio basta. E lui fa bella partita. Mi sa che inizia a piacermi. Ma è una line bellissima. Ah, siamo arrivati ai cyborg. Lui è Robert Patrick senza capelli, perché sì. Sono caduti i baffi, aspetta Zambanni, mi sa che ha ragione Zambanni. Gli abbiamo tirato così tanti calci nei reni che gli sono caduti i baffi. È bellissimo come dettaglio. Che fine osservatrice. No, loro sono troppo forti, veloci, fortissimi. E sentito l'effetto sonoro? Che cafonata. Tanto è impossibile da fare senza barare. No, non so, sono personaggi rotti due cyborg. Giustamente sono cyborg contro esseri umani, ma di che stiamo parlando? Mi spiace, ma stai per avere un malore. Malore. Sì, le batterie si sono esaurite, cyborg. Yeah! Guardalo, guardalo, guardalo. Sembra un cyborg così promettente e invece... Caduta la garanzia, basta. Fatto dalla Apple, non si ricarica più, ciao. Molto Bud Spencer. Sì, i suoni sono molto Bud Spencer. Ho vinto. Chi sei? E adesso? Ah, attenzione. Come attenzione. Puoi essere il più forte se non affronti attenzione. Me? Attenzione. Attenzione. Ha ha ha!
Devo ammettere che mi ha colto alla sprovvista. Grande serata, Non me lo ragazzi. aspettavo. Però scusami, Tekken quando? È il primo orso dei picchiaduro oppure no? E guarda, essendo tutti e due anche Tekken del 94, effettivamente è una domanda che anch'io mi sono sempre posto. Guarda il ring con l'orso. No, ma il pubblico con gli Il orsi. pubblico! No, no, vabbè, ma all'improvviso ed è cambiato. No, ma il ring con l'orsetto. No, ma di cosa stiamo parlando? Ma Capolavoro, directed by Hideo Kojima. giocone! Cioè. Giocone! Lui è difficilissimo. Ma il pubblico di orsi. E quando vince suona la trombetta. Che poi appena ti tira una pizza ti fa cadere ed è subito Sì, interruzione del è gioco. rottissimo. La musica! Sta massacrando! E poi va, cadi subito! È rottissimo il dropkick. Hai visto che ha fatto un accenno di Tatsumaki Senpukyaku? Il pubblico fatto di orsi è una delle cose più belle che ho visto. È la cosa più bella che ho visto. Che poi, tra l'altro, alcuni guardano, alcuni si fanno i cazzi loro, Sì, giustamente. loro Sono sì. orsi, cazzo gliene Sono frega. orsi dopo tutto, ma che soglia di attenzione pretendi? Abbi pazienza. Shoryuken! Allora, io ho trovato la mia tech. C'è tutto! Francamente mi dispiace. Guarda l'angolo del ring con l'orso, No, sempre. no, ma è tutto giusto. Tutto giusto. Il paletto con l'orso sopra, ecco. Ma tanto guarda, tanto ha una. Cioè, la mia mossa che fa malissimo, gli fa zero. Zero, sì. Cioè, gli fa pochissimo, è per questo che ha il malore all'improvviso. Mamma mia. E adesso? Però io Adesso faccio un finale save capolavoro. state perché lo vorrò rivedere. Mr. Bear, sei veramente fortissimo, mi piaci. Il Mano vincitore sul è cuore per il Dan. finale, eh? Mano sul cuore. Te l'ho sempre nascosto. Ma sono un alieno. Non mi importa, in fondo Dan è sempre Dan. No, grazie, ma i miei amici mi stanno aspettando. Cosa? Vola nudo verso le stelle. C'è tutto. E vabbè, ricomincio un altro giro. Che penso tu non voglia fare a questo punto. Ma che bello è! Cioè, non te l'ho mai detto, ma sono un alieno! Vabbè, ma io ti amo lo stesso, sei sempre tu! No! Devo andare! Vado nudo dello spazio! Bellissimo! No, vabbè. Ah, che selezione! Tipo, cara, vado a prendere le sigarette! Vabbè, cioè. Tra l'altro, questo flyer. Vabbè, ma Di è cosa tutto. stiamo parlando? È tutto di una bellezza tale che secondo me è il momento di mettere il set. Allora, Allora, se questo sicuramente l'avete questo giocato. l'abbiamo giocato, ma secondo me devi Una essere partita ci coraggioso, vuole, devi dai, essere dai. forte e soprattutto non devi avere pietà. Mamma mia. Allora, noi prima abbiamo parlato di Avengers in Galactic Storm, che è un videogioco realizzato dalla sede giapponese con sede a Tokyo, i Data East. Questo è un gioco realizzato dalla divisione Flipper, divisione americana. Era la metà degli anni 80. Sto andando male. Assomiglia al mio amico Federico di Firenze, ma glielo mando su screenshot. Da capo, scusami. Devo Scusami. Dicevo, scusa, cosa? È uguale. Scusa, salvo la schermata. Ok, grazie. Cioè, allora è successo che il Mulla Abba,
il leader spirituale dell'Ordine dei Colori ha scoperto l'antico segreto del mistico inchiostro di Gize e quindi si è caccato addosso dalla felicità e quindi si è messo Ai un pannolini. pannolone. Mamma mia, vabbè, già io l'ho anche giocato, ma lo rivedo con grande piacere. Con grande piacere. Ti sto dicendo, questo invece viene realizzato dalla divisione Flipper di Data East, quella che faceva, non so, il Flipper dei Simpson o quant'altro, tutti i Flipper basati sulle licenze. È metà degli anni 90, i Flipper non tirano più tanto, quindi giustamente pensa di gettarsi sul mercato dei giochi di combattimento, con una sceneggiatura donata, così vuole la storia, da Bob Gale di Ritorno al Futuro, che collaborò con quella divisione proprio in occasione del Flipper di Back to the Future. Giustamente lui aveva questa sceneggiatura di merda di questo inchiostro mistico, non sapeva che farne, e pensò bene, grazie zio, di donarlo a Data East, Ma fare che bello è un che tutti gioco questi che... qua obbediscono al Mullah Abba, che ma è Sì, bello. sì, sì. Allora, tra l'altro è vero, Francesca Zambanni l'aveva chiesto a inizio serata, tu non lo puoi sapere, ma hai esaudito i suoi desideri come un genio malevolo. Allora, questo ovviamente è stato pubblicizzato come Bigger, Better, Mortal Bolder, Kombat. rispetto a Mortal Kombat, naturalmente. E quello che si diceva, si mormorava all'epoca, che il gioco avesse oltre 2000 fatality, è una cosa altamente improbabile, naturalmente. Però effettivamente c'è la grande possibilità che muovendo il joystick a caso, con pulsanti a caso, alla fine di un round, ti esca qualche fatality Ma che poi va dalla è bellissimo. DeLorean. Cioè, sono dei Dimmi, dimmi. tatuaggi Di di merda, è bellissimo. Cioè, merda! lui. Non me li farei mai! Cioè. Quindi fatality che vanno dalla DeLorean di Scusami, Ritorno al Futuro che lui con il spira teschio con la l'avversario. bandana e la sigaretta, subito. Top! Ha il fatto che il vincitore tira fuori dei tacchini dal culo a ripetizione. Ci sono fatality bellissime. C'è anche una fatality che cita la buonanima di Burger Time, facendo cadere sull'avversario un hamburger. Ma se non ricordo male, c'è un modo semplice per fare le fatality, giusto? Non sono così esperto di questo gioco, No, perdonami. perché sai che le dobbiamo vedere, vero, le fatality? Vediamo se c'era il cheat. Ma secondo me c'è il cheat, qualcosa tipo fai fatality a caso. No, non c'è. Ma mi ricordo che erano facili. Allora, Eh sì, te l'ho detto, oltre 2000 fatality dicevano, quindi muovendo a caso alla fine del round, che cosa esce, secondo me? Ma secondo me, se qualcuno può guardare le fatality di Derek di Tattoo Assassins su Per GameFAQs. favore, ragazzi. Tra l'altro, quando vinci, la barra d'energia esplode in un tipo di sangue citando Primal Rage. Un picchiaduro brutto, però più bello di questo, sicuramente. Premi roba a caso, no mercy. Vedi, premendo a caso! Te l'ho detto! Premendo a culo, succede qualcosa! Tatuato. È vero, premetto a caso, ce ne sono così tante e tutte brutte che qualcosa succede. Ma cioè, sono tatuati in modello. Ti hanno fatto uno scherzo alla festa. Ti sei ubriacato e ti hanno disegnato i cazzi in faccia. Ecco, questa roba qua. Poi guarda la pelle appesa con un mega tribale. Cioè, siamo qua. Allora, è una roba così anni 90 questa che. Grazie Bob Gale, grazie. Kill. Cioè, è veramente tempesta d'ossa dei Simpson, questo. Comprami tempesta d'ossa o vai all'inferno, cioè, è proprio questo. Allora, Puking School l'ho fatto. Tremendo a caso, è tutto vero! Tatuato. Tremendo a caso succedono cose! È un paradiso questo gioco! Di che stiamo parlando? Luke Cord. Quel polipo è brutto! È di un orrore
paradigmatico. E di questo, grazie all'emulazione, possiamo giocarci, perché sono preservato. Stranamente, non l'avresti mai detto. Non ci sarebbe, sarebbe finito in un bidone della spazzatura della storia. Della spazzatura, sì, erano stati fatti, c'erano in giro una ventina di esemplari del mobile. E, guarda, non l'avresti mai detto, Fabio, ma non è andato bene ai location test, quindi ci no. È stato quindi, ringraziando il cielo, ci sono esemplari ancora funzionanti da parte di appassionati che hanno effettuato il dump, per questo anche noi possiamo bearci di... Questo è un dump proprio nel senso cagare, cioè... Di monnezza, esatto. Mannaggia, il polipo è di una bruttezza incredibile. Credevi di aver vinto, invece no! Acceso, mi sto sentendo male stasera. Cosa mi tira? Si è svegliato alla fine. No, no, sono io che ho smesso. Era in hang completo lui. Sai che qualche coraggioso in chat mi ha linkato un'altra fatality. Time out. Ho vinto. Ma non mi fai fare la fatality. Va bene, la faremo adesso. Sì. Hannah Hart. Grazie a Crocchio, non capisco come mai tu ti sia abbonato proprio oggi, ma... Aspetta, hai cosa ho fatto? Bene. Cosa ho fatto? Ho fatto un butto infuocato, hai fatto un tiro con la sigaretta, boh. Sì, ho fatto un tiro con la sigaretta. Ma... I comandi come sono? Perché qua ho il calcio. È Mortal Kombat, 100%. Qua il calcio e qua in mezzo sono solo parate. E sopra c'è... Ok, va bene. E la fatality era... low pa, quindi è così, è così, è così. Ok, ce l'ho. Allora, mi spiace, ma tu stai per perdere tutta l'energia. Quindi è ta ta ta. Ok, va bene. No. Devo vincere, mi sa. Fair and square. L'attore di Johnny Cage di Mortal Kombat ha partecipato a questo gioco. Quando si è venuto a sapere, l'hanno escluso per sempre da tutti i Mortal Kombat successivi. Sì, se n'era andato dopo Mortal Kombat 2, infatti nel terzo... secondo il canon, almeno prima del reboot, Johnny Cage muore alla fine di Mortal Kombat 2, almeno alle origini della serie, sempre tornato solamente in trilogy. Considerando che lui prestava le movenze anche ai vari ninja, anche per questo in Mortal Kombat 3 abbiamo Sub-Zero a volto scoperto. Un attore completamente diverso. Allora, è il momento di cambiare Crank Nino. Davis! Uccidimi! Uccidimi! Ah no, devo togliermi la vita. Guarda, mi uccido da solo. Mi tolgo Infinite Energy. Draino l'energy. Haha! Vediamo se me le fa anche lui. Secondo me sì. 2000. No, lui non lo fa. No. Non ho capito cosa fa. Si mette una cosa nei coglioni. Non ho capito bene che è successo. Io prenderò la pattinatrice di... con la rosa tatuata sulla palma. Mamma mia! Yeah. Ciao Nick 8 bit! Sei morto. Win perfection. Sì, è proprio l'aggettivo adatto. Però il secondo lo devo vincere, perché se no non entra, non mi fa fare la fatality.
il Tattoo Palace di Bob. Allora, vediamo, adesso anche con lei proverò. Premere roba a caso e funziona. Carla wins, mi fa tanto ridere. Mamma mia. Allora, block, ok, va bene. Guarda che felice quello squalo là dietro. Non sa in che monnezza è coinvolto. Che è veramente Liu Kang. Scappato l'eroina. No, è più un Liu Kang, però da gang portoricane. Gli hai fatto la nudality. Carla, win, perfect win. Ma come? La vera domanda è perché no. Round one, begin. Allora, io mi ricordo la fatality dei tacchini cagati. Qual era? Io lo vorrei. Anche perché i tacchini rimbalzano contro lo schermo e colpiscono anche te. Quindi è una fiera del fail incredibile. Liu Gang non è male. Adesso ti ho messo nell'angolino e c'è questo buco di Mortal Kombat che c'è anche in questo gioco, che puoi fare così. No, non questo. Ancora. È il momento di... Allora, attenzione, vediamo se... Vorrei le fatality, aspetta. Lo metto un secondo in pausa e tiriamo fuori le... Sai che la serata sta finendo così, vero Dan? Sì, cioè... sì, non arriveremo a tutti e 10, magari le mettiamo da parte per un'altra serata. Ecco, ce l'ho qua. Fatality list, me la metto subito qua. Allora, io adesso sto usando Carla. Diciamo che tutto quello che abbiamo visto finora è sufficiente per una sola serata. Allora, Carla Keller si chiama. Allora, le fatality. Allora, c'è una fatality che si chiama Zamboni. Tipo Zambanni. Esatto. E aspetta che devo ridimensionare la finestra. Allora, la sua prima fatality... Ho sbagliato tutto. Zambo, eccolo qua. Allora, pugno calcio alto, calcio basso, blocco, va bene. Vai. Francesca, tu pretendi di vederla, però secondo me potrebbe non essere la cosa migliore. Te la mostriamo, però... Bello quel torpedo, bello. Sì, in tutto questo non stiamo neanche commentando quanto sono brutte queste animazioni. Il torpedo è fantastico, cioè diventa una scheggia di ghiaccio brutta e si lancia in avanti. Bello, bello. Fatto bene a partecipare. Allora, la fatality è... Allora, è calcio alto, calcio basso, blocco. Ok. Bello quel calcio. Le animazioni regalano, eh. Allora, adesso per voi, io Kenobit qua in compagnia di Daniro, eseguirò per voi la mossa Zamboni, qualunque cosa voglia dire. Francesca, io ti avviso, mi dispiace preventivamente, non so cosa sia, ma non può essere niente di buono. Io ti direi qualcosa di salvare, perché nel caso non ti riesca... Non è una brutta idea. Questo suggerimento. No, ho sbagliato! Aspetta. Ok. Ok.
cazzo è? La Zamboni Machine è quella con cui si pettina il ghiaccio nelle, nei cosi dell'hockey. Attenzione che c'è Raina. Ma capito, stava tirando fuori il sangue quando l'avversario sconfitto era dall'altra parte. Eh beh, l'animazione è sbagliata. Allora, adesso muoio io perché cambiamo personaggio. Ci siamo ricordati che la macchina Zamboni è quella roba lì, in effetti. Non mi fai nessuna mossa, eh? Ma sei sbagliato. Allora, vediamo. Allora, ce l'abbiamo. Continuiamo con... vediamo chi sono. Ma queste sono le fatality comuni a tutti. Ah, ok, queste ce le hanno tutti. Va bene. D'accordo, è bellissimo. E quindi, d'accordo, è il momento di fare. Adesso vi farò, vi eseguirò la fatality che si intitola Buongiorno del ringraziamento. Oh, allora. Nota quella scritta là sotto, perché da quello che ricordo puoi mappare un attacco speciale a un pulsante. Quello sotto che era apparso Deadly Venom. Sì. Allora adesso. Ok. L'ammazzo. Salvo. Bene. Aspetta che lui mi ammazza. Perché io voglio vedere i miei fottuti tacchini. No, no, no. Adesso avrai, Dan, ti prometto che avrai i tuoi tacchini. Tanto Rina è un personaggio fighissimo. Sì, è una stripper. E adesso? Perché non mi ha fatto fare la fatality a lei? Non so, però si sta avvicinando. Hello. Hello. Tipo Belger, però più brutto. Se si poteva, più brutto. Vediamo. Se mi fa uccidere questo, finiamo il gioco, ma poi ripartiamo da capo, perché magari questi qua sono gli ultimi e non gli puoi fare le fatality. Sì, potrebbe essere. Io sto notando solamente quanto possono essere belli fondati. Mamma mia, è una roba che chiller in confronto è una roba di gran gusto. Gran gusto, sì. Sì, allora, non mi fa andare avanti, non mi fa fare le fatality da qua. E... vabbè, bello, finiamolo, Prism. Finiamolo, affrontiamo Prism. Con personaggi simili, come fai a non finirlo? E guarda come si rompe subito, è bellissimo. Mi spiace, Freeze, guarda, guarda qua. Ciao. Perfection. E adesso c'è... Coldan. Vediamo se a lui me la fa fare. Come muore subito. Amore come di culo, cioè fantastico. Magari a lui me la fa fare. Secondo me neanche a lui. Mi piace molto il gusto per l'arredamento di Cold. Beh, questo è Lynch, questo è Lynch. Sì, è Lynch al 100%. È lo studio di un dentista che ha visto troppo Twin Peaks, praticamente. E infatti non me la fa fare, lui esplode così. Vabbè, godiamoci il finale. Allora, attenzione, nel coso della stampa dice che Anna prende la mannaia. Dai. E tu pensa a Lorena Bobbitt come è entrata nella storia, sì, e gioca a fare Lorena con Coldan. Anna Hart prende la mannaia e gioca a Lorena con... ma lo e l'ho prende lanciato dove gusto. Nessuno mai lo troverà. Cattivo gusto. Tra l'altro era attualità ai tempi, praticamente. Era attualità ai tempi. Ma cattivissimo gusto. Ok, adesso e rimane così. Ah, ecco. Nostri benemini. Quello del polipo è fantastico, forse è il mio preferito. I'll show you some skin. Coward. Guarda che bel tatuaggio, Rick Mali. You're weak. Sì. Lui col fulmine. Lei che passa così. Il fulmine te lo fanno alle discoteche quando devi rientrare nel locale, però più piccolo.
E lui non è nessuno, invece è qualcuno, ok, hanno motion catturato anche lui. E lui, È il mio amico Federico, Marco nel fondo. Urgello, è lei. No, cos'è? Il featuring René Hudson as... Ah, era lei. Cos'è? Io mi sento incredibilmente appagato. Ma adesso è il momento di... Del tacchino. Eh sì, dobbiamo farlo. C'è lei che adesso ci fa la mossa del tacchino. Cioè, ci fa svariate mosse. Allora, prima ti ammazzo così. Ciao. Che mosse fa? Bello! Quanto Adesso. buon gusto in questo Ah, gioco! grandi, grandi signori. È strano che abbia floppato bruscamente nel location 3, non riesco a capire perché. Allora, prima ti ammazzo. Allora, pronti adesso con... Cioè, così, cintura nera di mame. Lo salvo Bravo. sull'otto. Il capolavoro. Ma... Potrei farti questa. Eat, sheep and die. Ma Yeah. potrei farti vai. Posso farti Anche lui sta ridendo. la palla da bowling. Posso farti l'incudine. Posso farti La la nudai. nudality. Posso fare... Allora, pugno alto, pugno basso, blocco. Diventato Monna Lisa, no, qualcosa di simile, boh. What? No, aspetta. Monna Lisa, no? In posa, penso, credo. C'è follia comunque. Ti farò... Perché? È proprio senza senso! Ma vediamo... Vediamo questa che si fa con pugno alto, pugno basso, calcio basso. No. Ma vediamo quali Fumo Kyu. sono le mosse sue invece. Allora, lei si chiama Maya. Sì, Maya. E quindi la sua fatality è... Non ci sono? Forse... Così? Un'ultima... Allora, un'ultima fatality da Niro e poi ci possiamo Sì. salutare. Va bene. Allora, questo è giù... Questa è difficilissima. Questa è difficilissima. Allora, è giù... Calcio basso. Ok. Giù, che no, non è difficilissima. È giù, calcio basso. Non ho capito. Non ho What? capito. No, aspetta un attimo, cos'era? Era una cerbottana, cioè aveva così
troppi pochi frame che non ho capito cosa fosse. Ma aspetta, ho beccato l'unica che non ce l'ha. Lei non aveva questa fatality. Però c'è Flamed che è indietro, indietro, indietro. E... no, lei non ha un tot di fatality. Va bene, d'accordo. Allora faccio un F3. Devo vedere quella fatality, scusami. C'è lui, tanto vedere lui che si fa. Dai, oh, Federico. Fatto sto tatuaggino. Ok, c'è lui. Lui è J-Ax. Tipo J-Ax come si è ridotto oggi. E poi non si è neanche ridotto tanto male. Anzi. E allora devo ammazzarlo prima, va bene, dai, bla bla bla, ti ammazzo, sì, dai, muoviti a morire, guarda, cittino, sei morto. La serata è diventata long play e fatality sommelier di tutta. Ma tra l'altro il tizio con il pannolone sembra l'omino un po' rimasto che trovi ai raid, ed è quello che ti fa sempre, che ti propone... ti propone tutte le sostanze che dici, non so se mi fido di te, sai, bombolo. Allora, no, non questo, ma salvo lo state sul 7 e poi faccio down, 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 calcio basso. I wish I was a hot dog. Cosa vuol dire? Allora, va bene, ma allora ti faccio anche l'ultima. Pugno, low punch, high kick e block. Questo è difficile, va bene. Ah, ecco, trasformata nella fatina. È tutto giusto. Tutto giusto. Allora, abbiamo... un punto debole. È comunque matto. Allora aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Facciamo questo e poi faccio allora se pensa a questa fatality è: se premo blocco 27 volte il tizio, l'avversario si decapita da solo. Quindi è una roba da Takashi Meiji. Da Track and Field, praticamente. Capolavoro. Cioè, quindi se io faccio questo... lui si ripara. Ma... quindi aspetta, low punch, low kick e block. Ti sta prendendo, non è che ti sta prendendo benissimo, di più. Diventa American Gothic, però con la ragazza decapitata. Low kick, ok, sta così. Diventa la Gioconda con la faccia presa male. È tutto bellissimo. È tutto bellissimo. È giustissimo, ragazzi. Dan, io secondo me dobbiamo chiudere la serata solo con un fermo immagine di Bombolo che ti propone la Cheta al rave, si è cagato addosso e tu dici non mi fido di Bombolo. Prima di salutare apro e chiudo velocemente un inciso. L'altra auto che si vedeva all'inizio, come stavo dicendo prima, no? L'altra auto che dopo la match 5, sì. Ricordi? Ah, sì. L'importante è che lo ricordi tu, perché io praticamente ho la testa che sta per esplodere. Una è la match 5 e l'altra è la Pointer, ovvero l'auto di Ultra 7. Infatti se guardate sul tettuccio, mettete un attimo la schermata in pausa, riconoscerete il logo della UG, ovvero Ultra Guard, che è l'agenzia di difesa in Ultra 7. Tutto qua. Io mi chiedo come siano arrivati alla conclusione di mettere questa foto. Cioè, questa in origine è veramente la foto di un ometto col pannolone. Cioè, sì. Perché? Cioè, cosa è successo? È proprio una scelta strana. Non mi do pace.
Cenederef dice grazie per la bellissima serata. Io ringrazio te, Dan, per la bellissima serata perché mi diverto un sacco a fare queste serate. Le rifaremo, le Ma rifaremo. sicuramente.